puntata dedicata all'artigianato e all'agroalimentare la apriamo in bellezza con un laboratorio artigiano di tutto rispetto, che è quello di Luciano Arrius, un coltellaio di Flumini Maggiore. E questo laboratorio rappresenta proprio la perla in materia di coltelli di tutto il territorio del Sulcis Iglesiente. Luciano, qui è un po', diciamo, la sala dei gioielli, nel senso che hai creato un piccolo museo. Ma diciamo che sono i nostri lavori, più che il museo sono i nostri lavori, perché noi non possiamo permetterci di prendere e conservare questi lavori qui. Ecco, questi coltelli, ovvero Sarresoia, Sarda, l'arte di fare questi coltelli non è, diciamo, molto diffusa nel territorio del Sulcis Iglesiente, mentre appartiene forse più ad altre zone della Sardegna. Però tu hai così messo in piedi, partendo da una tua grande passione, un'attività molto importante. Nelle tue opere d'arte riporti comunque scene tipiche della Sardegna come battute di caccia. Sì, tutti i nostri coltelli hanno sempre un qualcosa che rappresenta il nostro territorio. Nel nostro piccolo cerchiamo di farle vedere le cose del nostro territorio sulle nostre lame, sui manici del coltello. Questi coltelli a serramanico come vengono creati, come vengono lavorati per poi arrivare a questo bellissimo risultato? Allora, ogni coltello viene studiato un manico a sé, quindi ogni manico ha la sua lama e ogni lama ha il suo manico, perché non è possibile farne due uguali. Luciano, la scelta del materiale con il quale puoi forgiare i manici dei coltelli dipende anche dall'utilizzo che se ne deve fare del coltello, nel senso certo. Che alcuni materiali forse sono più resistenti di altri. Beh certo, se uno vuole un coltello da lavoro, io le consiglio un coltello in corno, però dipende anche dal lavoro che fa. Perché se ha un lavoro dove il coltello lo lava spesso e volentieri, io le dico che è meglio farlo in olivastro, è meglio farlo in un altro legno duro che farlo in corno. Quanto tempo occorre più o meno per realizzare un coltello, per esempio, come questo? Beh, un coltello come quello lì ci vuole parecchio tempo. E pazienza, immagino. Pazienza, se non hai pazienza non fai niente. È come tutte le cose nel tuo lavoro, se non hai pazienza e ci dedichi ore non avrai mai risultati. La stessa cosa è questo qui. Andiamo adesso invece a Villa Massargia a scoprire l'artigianato sardo. Signora Anna Maria, questo laboratorio è uno dei più antichi, possiamo dire così, nel senso che esiste da tantissimo tempo in questa zona. Allora, qui c'è 32 anni esatti. Questo laboratorio, però prima ne avevo un altro dentro il paese che l'ho costruito 45 anni fa. Quindi come attività, diciamo, è sicuramente tra le più antiche qui in zona. Artigiana ancora, che sta ancora lavorando, sono la più vecchia. Signora Anna Maria, parliamo un po' proprio dell'attività di questo laboratorio. Voi sì. Per la creazione di questi tappeti meravigliosi utilizzate dei macchinari, diciamo, tradizionali che comunque venivano utilizzati tanto tempo fa. Sì, sì, sempre sono stati utilizzati quelli. I primi qui a Villa Massargia li hanno portati più o meno nel 60, quelli grandi, perché prima c'erano quei piccolini che bisognava lavorare seduti. Essendo seduti si faceva circa 70 cm di larghezza e veniva aggiunto sia il tappeto, il copriletto, venivano sempre aggiunti. E quali tipi di lavorazione possono essere fatte con questo telaio? Con il telaio orizzontale si può fare i spibionis, che sarebbe questo qui. Con i pallini, diciamo, gli sì, acini d'uva, sì, no? Sì, acini d'uva, sì. E poi con i piedi si cambiano i pedali e in base a quello viene un disegnino piccolino tipo la bisaccia. Per diventare bravi a realizzare un prodotto del genere? Sì, bisogna venire in laboratorio. Perfetto, quindi imparare sul campo. Imparare sul campo, così a parole non si impara. Da Villa Massargia ci spostiamo adesso invece nell'isola di San Pietro. Siamo in compagnia di Luca Poma, del ristorante da Vittorio Il Mago a Carloforte. Luca, benvenuto. Grazie.
Allora, parliamo un po' della tipicità di questa cucina, intanto della tipicità del paese di Carloforte, innanzitutto. Beh, sono ormai note le origini della nostra comunità, la comunità ligure da Tabarca all'isola di San Pietro, quindi questo patrimonio culturale, anche in parte culinario, che poi si viene a smussare sulla nostra isola perché subentrano delle materie prime tipiche dell'isola che fanno proprio della cucina una cucina autoctona, che è diversa un po' dalle cucine di mare della Sardegna in generale. Dire che il tonno non sia la materia prima sarebbe una bugia. Quindi diciamo che il tonno nelle ricette della cucina carlofortina è il partecipe. Quindi ci sono poi anche delle altre componenti, per esempio una componente africana che è quella del couscous, ed è un piatto cascà. Che cascà, detto nel nostro dialetto carlofortino, ed è credo l'unico piatto che la colonia ha portato su quest'isola e continua a preparare secondo la tradizione, che è di sole verdure, quindi un piatto molto semplice che ha sempre il suo fascino. Luca, noi sappiamo che ci sono tantissimi piatti, c'è un'ampia varietà di piatti, come dicevamo, appunto a base del pregiatissimo tonno rosso. Quali sono, diciamo, i principali che contraddistinguono proprio questa cucina? Certo. Allora, i piatti principali, che poi sono quelli che più vengono richiesti anche dai commensali, sono proprio quelli del tonno, inteso come carne, quindi le cotture. Il tonno alla carlofortina, che è diciamo il simbolo della cottura del tonno, si tratta di un brasato che poi avrete modo di vedere con mio padre, che è lo chef del ristorante. La ventresca di tonno ai ferri, altro piatto diciamo semplice nella sua preparazione, ma da un sapore veramente particolare, invitante e fresco. Poi abbiamo anche il tonno lesso, che sono dei tranci di tonno che vengono lessati e serviti proprio come piatto tipico anche stagionale, perché si accompagna alle verdure del momento, fagiolini di stagione, cipolle fresche, patate, e si crea questa sorta di insalata. Poi ci sono i piatti, diciamo, un po' particolari, che sono quelli che riguardano l'interiora, perché del tonno non si butta via nulla, sappiamo che tonno è il maiale. Il maiale del mare, esatto. Bene, a questo punto ci è venuta sicuramente fame e ci trasferiamo in cucina da Vittorio. Spieghiamo un po' i piatti. Esatto. Cominciamo dal tonno carlofortino. Sì. Come vi dicevo, il tonno alla carlofortina segue un po' la procedura del brasato. È in effetti un brasato. Si fa appunto il tonno a tranci e poi viene prima soffritto, poi passato in tegame con un fondo di foglie di alloro, spicchi d'aglio, e poi si fa ancora riprendere la leggera diciamo doratura, sino a mettere del vino bianco, dell'acqua tiepida a coprire, e si lascia consumare. Quando diciamo abbiamo un sugo un po' ristretto, si dà una spruzzata di aceto, si fa evaporare e si serve in tavola. Questa è diciamo la ricetta del tonno alla carlofortina. Gli spaghetti alla Vittorio sono un po' l'identità del nostro ristorante, è il simbolo. Riassumendolo brevemente, dopo aver lessato la pasta al dente, si passa in padella su un soffritto di aglio e peperoncino, e poi si comincia la procedura di questi ingredienti X. Esatto. Vi posso dire il grande segreto. Esatto, vi posso dire semplicemente che va un tocco di pesto, di crema di basilico, si amalgama, poi mettiamo il ragù di tonno, si prepara un ragù di tonno, si prepara un sugo di crostacei che è variabile. Oggi per esempio è stato fatto con degli scampi, quindi abbiamo un sugo di scampi. Chiudiamo con il sugo di seppia, che è proprio un sugo fatto dalle seppie soffritte con le sacche e ristretto, quindi un sugo abbastanza concentrato. Chiudiamo con una spruzzatina di brandy e del parmigiano grattugiato. Ed ecco qua il risultato. La meraviglia. Sì.
virgolette ci siamo spostati a Sant'Antioco, ci troviamo da Achille, un ristorante rinomato della zona. Achille, anche in questo caso possiamo serenamente dire che la tradizione, la nostra tradizione culinaria, viene in qualche modo trasportata anche nell'arte culinaria. Sì, insomma, viviamo in un'isola, nell'isola. L'altra isola l'avete fatta da poco, quindi mi ricollego un po', visto che il territorio è lo stesso, a... loro sono più conosciuti, parlo dell'isola di Carloforte per la lavorazione del tonno, hanno molta più tradizione di noi, essendo avendo comunque un'altra origine. Noi comunque, essendo dello stesso territorio, facciamo la nostra lavorazione del tonno e non solo del tonno. Partiamo da tutti i prodotti che ci offre il mare, in questo caso oggi parleremo dei pesci spada che vengono comunque pescati sempre qua. A me piace particolarmente lavorarlo dal crudo all'affumicato al cotto. Oggi vi farò vedere una preparazione di affumicatura del pesce spada e poi vi farò vedere una presentazione del pesce spada che affumico io con una mia procedura che faccio marinare con le erbe locali, con lo zucchero, degli agrumi. C'è una procedura un po' particolare, poi viene affumicato. Lo servo poi con dei pomodorini asciugati in forno, dei crostini di pane, dei capperi e delle insalatine. E oltre il pesce spada ovviamente abbiamo dalle cernie, dentici, alle orate, ai pesci di scoglio, triglie, scorfani, capponi o pesci di fondale, San Pietro, che poi insomma ci sbizzarriamo in base al pescato e a quello che ci offre anche la terra, perché mi piace fare abbinamenti di pesce, verdure, sempre in base alle stagioni e sempre in base anche all'estro e al tempo. Poi la tradizione la abbini un po' al tuo essere, ai tuoi viaggi, alla tua conoscenza, alla tua tecnica, al tuo studio, al tuo migliorarti e confrontarti con altri chef, con altre culture, con altre insomma, persone, e lì diventi tu che ti unisce la tradizione e poi da lì viene fuori la tua preparazione. La differenza che ci può essere tra me e qualsiasi altra persona, perché tutti siamo cuochi ma tutti siamo diversi con bagagli di esperienza diversa. Siamo in compagnia di Raffaele De Matteis, presidente della cantina Sardus Pater di Sant'Antioco. Buongiorno presidente e benvenuto. Buongiorno. Su AB Channel. Allora, parliamo un po' di questa fantastica vigna che ha certamente una particolarità e una sua unicità. Certo, innanzitutto devo dire che siamo nell'isola di Sant'Antioco, che non si nasconde, è effettivamente la terra dove nasce il Carignano DOC, il Carignano di qualità. Il Carignano di qualità che è contraddistinto particolarmente dal sistema di coltivazione. Difatti, come possiamo vedere, siamo su un terreno prettamente sabbioso e la particolarità è che il vitigno di qualità è un vitigno con piede franco, significa che non ha nessun portainnesti, nasce e vive direttamente col vitigno autoctono del Carignano. E questa in particolare è la zona dove il Carignano sviluppa le qualità migliori. Le qualità migliori che vengono date da degli arumi molto ma molto intensi e da un colore altrettanto intenso. E noi quando abbiamo deciso di intraprendere la via della gestione di un enopolio come quello della cantina sociale di Sant'Antioco, che vanta grossi record ma prima del periodo degli espianti, quindi si parla prima del 1980, e abbiamo preso a cuore questo problema e stiamo cercando di portare avanti il nome della cantina e soprattutto la qualità del vitigno. Si parla di Carignano, chiaramente, Carignano che è il vitigno che ha una DOC nel territorio del Sulcis Inglesiente, un territorio che purtroppo in questo momento soffre di una crisi endemica. E si sta cercando con quel nostro piccolo apporto, soprattutto per valorizzare questo tipo di coltivazione, di portare su quella che è una risorsa naturale che è la coltivazione del vigneto. Presidente, parliamo un po' della peculiarità di queste uve. Perché intanto possiamo trovare questo tipo di Carignano solamente in questa area della Sardegna? Qual è la particolarità anche del terreno, se vogliamo? La particolarità è il sistema di coltivazione ad alberello, come possiamo vedere, e la particolarità è il terreno è un terreno sabbioso.
che è sopravvissuto agli attacchi della filossera dei primi anni del Novecento, che ha distrutto e ha falcidiato tutti i vigneti dell'Europa dove veniva la coltivazione. Si sono salvati solo quei vitigni Piedefranco e autoctoni. Perché? Perché la particolarità del terreno, essendo sabbioso, non permetteva questo germe, questo animale, a trasferirsi da una pianta all'altra per poi far seccare le piante. Intanto diamo il benvenuto a Marco Pinna, direttore commerciale della cantina Sardus Pater di Sant'Antioco. Benvenuto, direttore. Allora, parliamo un po' di un importante progetto che riguarda le cantine del Sulcis Iglesiente, perlomeno la maggior parte di queste, che è il progetto Strade del Vino Carignano. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto territoriale che è turismo legato al vino, che riguarda, oltre le cantine che sono fondatori della strada, diverse attività, quindi dalla ricettiva alle agenzie di turismo, alle attività produttive, e serve attraverso il Carignano, quindi infatti la strada del Carignano, a promuovere il territorio, quindi verso quei turisti, il turismo enogastronomico che ultimamente sta riscoprendo, quindi viaggiatori che per il vino o per i cibi si spostano e quindi vengono attratti da questo minimo comune denominatore che è appunto il vino, e vengono a trovarci. Un sistema importante che ovviamente rientra in quelle che sono le attività classiche di marketing delle aziende vitivinicole. In realtà già noi con i nostri clienti facciamo una promozione del territorio attraverso il Carignano, cioè chi ci viene a trovare viene prima in questo vigneto, poi magari andiamo, gli facciamo fare una visita al museo e poi andiamo in cantina e poi infine assaggiano i vini. Ecco, questo, in questo percorso così che noi facciamo, un po' si può racchiudere quello della strada. Quindi diciamo una sorta di promozione in rete a 360 gradi, in maniera tale da raccogliere più dati e più informazioni possibili da trasmettere poi al turista, comunque chi viene a visitare questa zona della Sardegna. È assolutamente un'attività di rete. Dico spesso, noi produttori di Carignano ci avvantaggiamo di questo territorio, e il territorio si avvantaggia del fatto che il Carignano è esportato e internazionalizzato. Forse è l'unico prodotto ad essere così internazionalizzato tra i prodotti del Sulcis. Il nostro viaggio alla scoperta delle bontà del Sulcis Iglesiente prosegue. Ci troviamo precisamente a Sant'Antioco nell'azienda Salis Fisia SRL con il titolare Mario Salis. Benvenuto, Mario. Grazie. Allora, qui si produce, tra le altre cose, anche la bottarga. Vogliamo un po' spiegare, capire come funziona il procedimento, come si arriva a questo prodotto eccellente. In questo caso, quale uova stiamo vedendo? In questo caso stiamo vedendo le uova, la bottarga di tono, le uova del tono. Ecco, in questa fase precisa Enrico che cosa sta facendo? Ha preparato un letto di sale dove praticamente poi scorrerà le uova, le cospargerà di sale sino a ricoprirle tutte. Dopodiché, una volta che avrà finito di fare lo spessore del sale sopra le uova, metterà, si aiuterà con questi due bastoni che noi vediamo qua a fianco alle uova, e con un supporto, sopra di questo supporto mettiamo del peso, sino arrivare allo spessore che noi gli abbiamo detto di arrivare. Da laboratorio siamo passati al punto vendita, siamo in compagnia di Anna Salis, sorella di Mario, che gestisce insieme a Mario appunto questa azienda. Anna, parliamo un po', intanto vediamo la bottarga di muggine e quella di tonno come prodotto finito e confezionato. Sì, la bottarga di muggine che avete visto giù, che poi viene messa sotto vuoto per tenere molto più a lungo la freschezza, che viene utilizzata sia come antipasto che grattugiato sulla pasta.
oppure la bottarga di tonno, che è questa nella pezzatura più grande, che anche questa va utilizzata allo stesso modo, sia come antipasto che grattugiata sulla pasta. Ecco Anna, noi abbiamo visto la bottarga che in realtà rappresenta forse la punta di diamante dell'azienda, ma è solo una piccola parte, perché comunque i prodotti sono veramente infiniti. Tutto ciò che proviene dal mare poi viene lavorato e messo in commercio. Vogliamo un po' elencare quali sono gli altri prodotti? Sì, abbiamo appunto quello che è il tonno rosso, che è una caratteristica particolare perché è una polpa rossa pescato in un determinato periodo dell'anno. Sempre dal tonno rosso si ricava poi la buzzonaglia, che è la parte più scura perché è la parte più irrorata dal sangue, che viene utilizzato questo soprattutto per i condimenti sulla pasta. La ventresca, che invece è la parte diciamo più pregiata del tonno, una quantità anche pochissima che si ricava dal tonno, è il sottopancia del tonno, quindi anche la parte più grassa del tonno. Poi abbiamo appunto il tonno che viene confezionato anche senza l'olio, quindi al naturale, il musciame del tonno, il filetto del tonno che viene poi salato. E dall'azienda Salis di Sant'Antioco noi vi salutiamo, il nostro viaggio alla scoperta del Sulcis Iglesiente finisce qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia.